Ciao ragazzi, oggi condizioni meteo avverse, fa un freddo cane e c'è un forte vento, però se riesco a trovare un momentino per fare un giro col mio Ace Pro R, vi faccio vedere altre funzioni automatiche. Benvenuti sul canale. Facendo un tap sull'icona del drone in alto a sinistra, entriamo nel menu solito che conosciamo e cerchiamo modalità di seguito. Quindi abbiamo due opzioni, seguimi e traccia attiva. Clicchiamo su seguimi, ci dà la potenza del segnale GPS, l'altitudine e la distanza in cui si trova il drone. Esegui immediatamente, possiamo nascondere questa finestra o uscire dalla funzione. 7 metri di altitudine, 6 metri di distanza, è partito l'active track praticamente, che segue il GPS del nostro trasmettitore, del nostro telefono. Con un click nascondi, togliamo la tendina e guardate un po' come mi segue abbastanza dolcemente, in maniera abbastanza fluida. In alto a sinistra c'è sempre il pulsante di stop rosso, possiamo fermarci in qualsiasi momento anche in caso di emergenza o fermare la traccia attiva. Adesso selezioniamo sempre modalità di seguito, ma questa volta traccia attiva. Con traccia attiva ci dice che dobbiamo mantenere il bersaglio da 5 a 15 metri di distanza. Ci chiede di tracciare il target e poi ci dà la possibilità di scegliere tra traccia o parallelo orbita. Seguiamo traccia, diamo go e inizia a seguirci. Questa volta non siamo legati al controller o al GPS del cellulare, ma segue la traccia che abbiamo selezionato, che può essere anche un'altra persona, non necessariamente il pilota, con il controller tra le mani. Ci segue l'angolo deve essere minimo di 25 gradi. Clicchiamo ora su orbita, selezioniamo velocità e senso di rotazione e parte la funzione. Anche questa molto fluida e molto precisa. Vi voglio fare notare questa schermata: nel momento in cui scegliamo orbita, possiamo scegliere tra traccia e parallelo. Se scegliamo parallelo, il drone volerà parallelamente al target che abbiamo selezionato. Quindi se siamo su un rettilineo con una macchina o una bicicletta, lui ci seguirà parallelamente alla strada, alla traiettoria che faremo. L'altro suggerimento che ci viene dato è che l'angolo tra il target e l'aircraft relativo al piano orizzontale deve essere maggiore di 25 gradi, altrimenti la funzione non si attiva. E allora vedo che sono arrivato al 24% di carica della batteria. È buona norma, lo sapete, al 20% già programmare l'atterraggio. Per cui adesso RTH, perché mi diverto a guardare questa H e questo mirino che viene inquadrato durante l'atterraggio. E abbiamo terminato per oggi, ok? Ci sentiamo alla prossima. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like e iscriviti al canale. E magari clicca sulla campanellina per non perdere i prossimi video su Ace Pro Refined della Absam.
Thank you.